Allora, proseguiamo con la prossima comunicazione. Michela Guglieri, che è una vecchia conoscenza per molti di noi, non solo qui di Cosisio, che ci parlerà dello stato attuale della ricerca nelle distrofie muscolari dei cingoli. Innanzitutto vorrei ringraziare, grazie Bruno, per avermi invitato. È un onore professionale e personale. Professionale perché anche se negli ultimi anni mi sono dedicata forse di più alla distrofia muscolare di Duchenne, tutta la mia storia parte dalle distrofie muscolari dei cingoli, che sono stati la mia tesi di laurea e di specializzazione, quindi c'è sempre un grosso interesse per questo. La seconda è personale perché dopo 9 anni che sono stata via, sono tornata a Cosisio ed è ovviamente un piacere essere qui e aver rivisto tutti. Devo anche fare un'introduzione su che cosa faccio adesso. Lavoro a Newcastle in Inghilterra con la professoressa Bushby e, come dicevo, mi occupo principalmente di clinical trial e ricerca clinica nelle distrofie muscolari, ma con un ovvio interesse particolare sulla distrofia muscolare di Duchenne, principalmente perché è dove la ricerca negli ultimi anni si è direzionata principalmente. E voglio menzionarlo perché è il motivo per cui ho scelto di fare una presentazione, come vedrete, focalizzata su cosa secondo me è importante fare per garantire che la ricerca arrivi anche a una distrofia muscolare dovuta a deficit da calpaina. Un'altra premessa che devo fare è che sono italiana, ovviamente, e a questo punto parlo male l'italiano e parlo male l'inglese. Ed è difficile particolarmente parlare in italiano del mio lavoro, perché lo faccio in Inghilterra ormai da 9 anni, per cui dirò delle cose che suoneranno molto strane, però perdonatemi. Una cosa, quando è stata invitata a questo meeting, mi è stato richiesto innanzitutto di parlare di dove siamo in termini della ricerca nella distrofia muscolare dei cingoli e nella distrofia muscolare dovuta a deficit di calpaina in particolare. L'iniziale titolo era focalizzato sui trattamenti farmacologici che sono disponibili ora e che saranno disponibili in breve futuro. Sono trovata un po' in difficoltà perché purtroppo, ed è probabilmente un inizio particolarmente negativo, devo riconoscere che non ci sono trattamenti farmacologici che ad oggi non possiamo offrire ai pazienti con questa distrofia muscolare. E il trattamento dei pazienti si focalizza principalmente al trattamento della malattia e delle sue complicanze. Quindi è più che altro la gestione del paziente, la gestione di quello che sappiamo colpire maggiormente, quindi focalizzata sullo sviluppo delle contratture muscolari, sulla protezione della funzionalità respiratoria, sulla l'abilità di garantire al paziente la mobilità a livello massimo possibile e l'indipendenza che ovviamente dipende dalla funzionalità motoria. Lo scopo finale ovviamente è quello di prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita, ma non ci sono trattamenti farmacologici che oggi noi possiamo offrire al paziente che vediamo in clinica. Anche quando guardiamo dove siamo in termini di ricerca clinica, cioè quello che possiamo effettivamente offrire, suggerire al paziente di partecipare in trial clinici, è abbastanza limitato. Se guardiamo su clinicaltrial.gov, il sito dove dovrebbero essere registrati tutti i trial clinici che vengono che sono riconosciuti, ci sono fondamentalmente 2 trial clinici disponibili per pazienti con la distrofia muscolare dei cingoli dovuta a deficit di calpaina 3 e entrambi in realtà non sono specifici per questa condizione, ma sono più vari e indirizzati a tutte le distrofie muscolari dei cingoli. Uno è principalmente uno studio di storia naturale e l'altro è un trattamento col coenzima Q10 e lisinopril, ma di nuovo non sono trattamenti specifici. Però se guardiamo un po' il contesto più grande e dire non focalizziamoci solo sulla calpaina ma sulle distrofie muscolari dei cingoli, non pretendo che leggiate esattamente cosa è scritto perché è molto piccolo, ma il punto è che c'è tanta ricerca che sta succedendo ora che coinvolge diversi aspetti, le distrofie muscolari dei cingoli, con 2 scopi principali. Uno sono studi di storia naturale, quindi cercare di capire meglio la condizione, e la seconda sono diversi interventi farmacologici o, come è stato menzionato questa mattina, trattamenti di gene therapy, quindi cercare di modificare la causa genetica
che sta alla base delle distrofie muscolari dei cingoli. Questa lista è aggiornata ad oggi e probabilmente semplicemente 5 anni fa sarebbe stata una lista di 2 studi e basta, quindi è interessante vedere come è un campo che si sta progredendo a una velocità molto rapida. Dal nostro punto di vista, capisco, per il paziente può rimanere ancora molto lenta. E da qui è quando ho deciso forse di cambiare parzialmente il mio titolo della presentazione, perché mi trovavo di fronte a una scelta. Una era quella di mostrarvi tutto quello che è in studio preclinico, cioè tutti quegli esperimenti che stanno succedendo in diversi laboratori su modelli cellulari o modelli animali per cercare di trovare un trattamento per le distrofie muscolari dei cingoli, per la calpaina in particolare. Il problema in questo, ed è basata anche sulla mia esperienza sulle distrofie muscolari di Duchenne, è che sentirete che c'è tanto che succede, ma tutto ciò è ancora a livello di cellule, a livello di topi, se siamo fortunati a livello di animali più grossi. Ma per il paziente c'è sempre un grosso gap tra quello che viene fatto in laboratorio e quando questo diventerà disponibile per i pazienti. E ci focalizziamo sempre su quanto è importante, quanto è esaltante, quanto è stimolante tutta la ricerca che viene fatta, e quasi sempre con la risposta sì, ma è troppo lenta rispetto alle necessità. Ho pensato quindi di focalizzare più la mia presentazione su quello che possiamo fare come clinici e come pazienti per cercare di essere pronti ad accogliere questi nuovi trattamenti che al momento sono in laboratorio, e in modo tale che quando diventeranno effettivamente disponibili per il paziente saremo pronti per disegnare studi di trial clinici. E quindi ho pensato di focalizzare la mia presentazione su quello che io considero importante che dovrebbe essere sviluppato ora, senza aspettare troppo, per migliorare la preparazione a trial clinici. Quando consideriamo che abbiamo un nuovo farmaco che viene fuori dal laboratorio, quindi abbiamo già dei dati che provano che sulle cellule, sul topo o sulle scimmie, il farmaco funziona e, ancora più importante, il farmaco è sicuro, quindi può essere somministrato senza aspettarsi grossi effetti collaterali. Come facciamo effettivamente a consegnare questa terapia al paziente? Qual è il percorso fra questo stato a quando possiamo prescriverla? È il trial clinico. Per disegnare un trial clinico, quindi per vedere se questo farmaco funziona ed è sicuro sui pazienti, abbiamo però bisogno di molte informazioni che, nella mia opinione, nella distrofia muscolare di calpaina ora mancano. Innanzitutto sono dei dati di storia naturale, è la disponibilità di care standard, quindi di un modo standardizzato per trattare tutti i pazienti, non solo in un centro, ma in diversi centri, idealmente in diversi paesi, è la disponibilità di un registro, è la disponibilità di biomarkers e di misure di valutazione che ci permettono di identificare se un farmaco funziona. Spendo le prossime slides per andare punto per punto. Non mi focalizzo tanto sulle storie naturali della calpaina, su quello che sappiamo oggi, perché ce l'ha già mostrato in dettaglio la dottoressa Pecoraro. L'idea è: queste sono le informazioni che abbiamo tuttora. Quindi sappiamo più o meno quando è l'età d'esordio, sappiamo che quando i pazienti hanno la probabilità più alta di perdere la capacità di camminare indipendentemente, sappiamo che colpisce le giunture muscolari, quindi con le contratture, sappiamo che il coinvolgimento respiratorio c'è e solo in un numero limitato di casi può dare dei problemi respiratori, ma è qualcosa che va monitorato, mentre il coinvolgimento cardiaco è raro. Sappiamo però principalmente anche che c'è una grossissima variabilità intra e intrafamiliare. E quello che la dottoressa Pecoraro diceva, abbiamo delle misure che ci possono aiutare a capire se una patologia è più severa dell'altra, ma ci sono tante informazioni in questo contesto che ci mancano. Questo diventa particolarmente importante quando vogliamo disegnare uno studio di trial clinico. Se non sappiamo come la malattia naturalmente progredisce, è veramente difficile identificare che gruppo di popolazione dovrebbe essere trattata, quali sono gli outcome, quindi quali sono le valutazioni, cosa vogliamo migliorare nella vita del paziente e a che livello, quanto deve durare lo studio. Se io voglio dare un trattamento, voglio vedere se questo trattamento funziona e produce un miglioramento della forza muscolare, ma se io non do nessun trattamento, com'è la variazione della forza muscolare in un paziente? Qual è il punto che io voglio modificare?
ma anche la storia naturale della malattia mi aiuta anche a disegnare delle misure di valutazione che sono significative per la malattia in sé. Quindi che cosa è importante per il paziente affetto da quella particolare malattia e che vuole essere modificato? E che cosa, e quindi le modifiche dell'aspetto terapeutico rispetto a uno standard. Non mi focalizzo tanto sulle misure di outcome, perché Michelle farà dopo di me un intervento focalizzato su questo nella distrofia muscolare da deficit di calpaina. È giusto per spiegare che cosa sono le valutazioni. È quello che io voglio dimostrare, che è la variazione, come posso io quantificare la variazione di un certo aspetto di una malattia. Per essere un buon outcome deve essere ovvio qualcosa che io posso eseguire in clinica, deve essere un valore che posso ripetere, ottenere lo stesso risultato nello stesso paziente, nello stesso momento, e deve essere riproducibile, e deve essere sensibile alle variazioni. Quindi se io lo misuro nel tempo deve essere in grado di mostrare un cambiamento, e deve essere qualcosa che misura qualcosa che è importante per il paziente. Al momento diversi centri utilizzano diversi outcome per la distrofia muscolare da calpaina. La maggior parte usa una misura di forza muscolare manuale che ha i suoi vantaggi e i suoi limiti, e il limite principale è il fatto che dipende dalla persona che lo fa, dipende il valore. Quindi quando lo voglio applicare su un trial clinico, o riesco ad avere esattamente la stessa persona che misura la forza tutte le volte, oppure il risultato può essere modificato in base a chi esegue la valutazione più che a un effettivo cambio dell'effetto del farmaco. Ci sono una lunga serie di altri test che vengono fatti in diverse cliniche. Credo che sia importante sottolineare che nessuno di questi outcome è stato disegnato specificatamente per la distrofia muscolare di deficit di calpaina. Quindi potrebbero non essere in grado in realtà di sottolineare qual è il coinvolgimento più importante e come questo varia nel tempo. Un'altra cosa importante da sottolineare: abbiamo già parlato oggi che la calpaina è una distrofia muscolare da calpaina è una malattia rara, e quindi veramente difficile identificare un numero di pazienti che ci possa fornire dei dati che giustifichino la variabilità. Quindi quando abbiamo una patologia rara, in un singolo centro, magari un clinico può vedere 5, 10, 15, 20 pazienti, ma è sempre un numero limitato. Quando c'è una variabilità fra un paziente e l'altro, è veramente difficile avere appunto degli studi naturali. E qui l'importanza dei registri. Il registro è un database dove si collezionano informazioni sui pazienti. Possono essere informazioni genetiche, informazioni mediche o informazioni anche sulla qualità di vita. È anche un sistema, un registro, per avere un database di pazienti, e quindi anche l'abilità di avere un registro dove possiamo poi contattare questi pazienti e tenerli informati sulla ricerca che è corrente. Torno indietro dopo. Una cosa importante è che appunto il registro è una cosa fondamentale per differenti aspetti. Uno è quello di fornire il clinico con un database dove già abbiamo informazioni genetiche e informazioni mediche, quindi può essere utilizzato come punto di partenza per studi di storia naturale. Ma è anche importante per l'interesse del paziente, perché è quello che ci permette di identificare i pazienti che sono potenzialmente potrebbero partecipare in un trial clinico, e capire dove questi pazienti sono localizzati da un punto di vista geografico. Questo è importante perché se una ditta farmaceutica ha un nuovo farmaco, chiede normalmente dove dovrei fare questo studio clinico, e lo guarda sul numero di pazienti che sono disponibili, che sono presenti in quell'area. Come avere queste informazioni? Il registro potrebbe essere una di queste fonti. Una cosa importante, come c'è un registro delle distrofie muscolari da deficit di calpaina, è un registro mondiale. In questo specifico caso è un registro che è disponibile a un limite, che colleziona informazioni solo date dal paziente, quindi non ha informazioni che vengono inserite dal punto di vista clinico. Quindi ha il vantaggio di riflettere esattamente l'interesse del paziente, cosa il paziente riporta della propria condizione, ma manca degli aspetti probabilmente più medici a cui il paziente possono fuggire, esattamente qual è la funzionalità cardiaca, la funzionalità respiratoria, qual è il risultato di un test. Grazie a Giacomo che ha condiviso queste informazioni. Credo che in Italia da questo punto di vista sia molto avanti, perché c'è un registro per tutte le distrofie muscolari dei cingoli, che ha appunto lo scopo di raccogliere informazioni che possono essere utilizzate come punto di partenza per
studi di storia naturale. E, ha informazioni che particolarmente rilevanti perché hanno l'input da parte dei clinici e dà le informazioni sulla condizione ma anche sul risultato di tutti gli accertamenti che vengono normalmente fatti. L'ultimo aspetto è la disponibilità di biomarkers. Il biomarkers è una misura che tendenzialmente viene presa nel sangue che ci permette di idealmente fare dei collegamenti tra la severità, per esempio, della malattia e degli aspetti che possiamo trovare nel sangue, quindi vedere per esempio se ci sono, a parte il gene della calpaina, altri geni che influenzano la severità del fenotipo o ci sono delle proteine tipo le CK magari più sensibili che ci permettono di identificare come la malattia cambia nel tempo. Al momento non ci sono dei marker specifici per le distrofie muscolari dei cingoli, ma è qualcosa che decisamente ha bisogno di essere sviluppato. Ha un'importanza estrema quando disegniamo degli studi clinici, quando vogliamo vedere l'effetto di un farmaco, quello che vogliamo è che il farmaco migliori la funzionalità muscolare. A volte, se vogliamo vedere l'impatto sulla funzionalità muscolare, abbiamo bisogno di tempi molto lunghi, quindi sono trial che hanno bisogno di 2, 3, 4 anni. Specialmente quando parliamo di tutte farmaceutiche, ma in generale anche per l'interesse del paziente vorremmo avere la risposta se un farmaco funziona o no in tempi più brevi. Il marker biologico potrebbe dare proprio queste informazioni, mostrare un cambiamento prima che la clinica mostri effettivamente il cambiamento ed è qualcosa su cui dovremmo lavorare. Quindi se vogliamo parlare di cosa dobbiamo fare per consegnare un farmaco dal laboratorio fino a qualcosa che diventa per il paziente è un percorso lungo. Non mi sono focalizzata perché sono un clinico e non mi occupo di ricerca di base, ma sicuramente c'è un tanto lavoro da fare in termini di cercare di capire di più come le conseguenze patologiche del difetto della distrofia del gene della calpaina e come possiamo, che farmaci possiamo utilizzare. Come abbiamo sentito stamattina c'è tanta ricerca da quel punto di vista. Ma poi dobbiamo anche focalizzarci al termine di dire quando questo farmaco diventa disponibile per la clinica, cosa deve essere pronto. Questo è un lavoro che secondo me va fatto in anticipo, altrimenti avremo un farmaco che è disponibile per i pazienti ma non sappiamo come misurarne l'efficacia nei pazienti. Per questo voglio sottolineare che dal mio punto di vista il primo step che va fatto è quello di raccogliere dei dati di studio naturali che possano aiutarci a disegnare delle valutazioni che siano specifiche per la distrofia muscolare da deficit di calpaina, possono permetterci di identificare markers biologici e possono collaborare con il registro dei pazienti per rendere questi studi più internazionali in modo da coinvolgere un maggior numero di pazienti. Solo con questo potremo migliorare le standard della gestione dei pazienti, quindi garantire che tutti i pazienti al momento siano trattati con le migliori cure che sono disponibili, che è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi trial clinico. E con questo ringrazio tutti.